Fai duplicizza. Duplo. Il martello. Il rondello. Ah, ok. Il ferro fuso diventa marmellata. C'è qualcosa in faccia, aiuto. Io ho trovato gli occhiali stilosi. Ciao a tutti ragazzi, io sono Surib e benvenuti in questo nuovo episodio della Sky Factory con un panda e un ocelot. Lore e Striker, alzatevi, è ora di lavorare. Subito. Oggi, come vi avevamo promesso nello scorso episodio, andremo avanti con la Tinker e andiamo a fare la quest dei picconi, no, dei tool, cos'era? Dobbiamo fare i tool di Bone e Flint. Flint. Vado a prendere subito la Bone. Credo che ce l'abbiamo abbastanza. Io ne ho già 59 nell'inventario. Anzi, Madonna. Dimenticavo di dirvi che ho nerdato un bel po'. Guardate qua quanta roba ho tirato su. Io mi sono preso uno stack di ossa intanto. Guardate, no. Ho semplicemente shifterato la serie. Oh, c'è qualcosa di rotto lì dentro. C'è qualcosa di rotto. Comunque, direi di fare i nostri tool. Semplicemente mettendo la flint o il bone qua, otterremo i nostri tool. Ok, di flint o di bone. Prendete pure quello che vi serve. Io prendo il bone. Cos'è che è più resistente? Io prendo la flint. Io prendo la bone. Come lo dice la durability, bone, copper, uguali, sono uguali. Vai. Io prendo. E il tool binding non si può fare di flint, va fatto di legno. Bone neanche. Ok. No. E anche il tool rod va bene, vado a prendere il legno. Ma anche lo stick devi farlo di lo di stick ossa. Va bene lo stick. Ah, ok, perfetto. Bone lo stick. Binding preso. Un altro stick, ok. Stick preso. Quindi ora nella tool station andiamo ad assemblare i nostri tool. Piccone, e si fa il piccone. Piccone. Anche pala. Wait. Vabbè. E proprio clicchi e prendi? Fatto. Pala. Mi hai rubato la testa del piccone. Sì, semplicissimo. Ok, pala. Questo di che? Ah, vuoi fare il piccone? Io non so fare il piccone. Devi semplicemente clicca sul piccone a sinistra. Ok, adesso fai la pala. Perfetto. Fatto la pala. Faccio anch'io la pala, aspetta. Cosa serve? Faccio la pala. Ma non mi serviva il binding a me, allora. Per il piccone serve. Ah, ok, il piccone ce l'ho già di Dark. Il piccone questo qua. Io li ho fatti tutti. Ti serve il binding? Ce l'ho io se vuoi. Ah, bene. Soprattutto perché questi livellano. In teoria, sì, livellano. Ah, quanto ok. Quanto mi faccio. Mi faccio. 101, e infatti, guarda 80. Io cosa faccio con i vecchi tool. Stick. Giù nella lava. Non prendo. Vabbè, ma dura soltanto 101 volte. Sì, ma si può si può aggiustare. Ma poi non facciamo solo questo oggi. E cosa facciamo? Tanto per cominciare andiamo a farci un bel martellino per spaccare la... Martellino pane e vino. Mi sta laggando un po'. A voi no? No. Non riesco a fare la pickaxe di bone. Perché non si può. Come no? Cosa? La pickaxe di bone. Il bone pickaxe si può fare. Io non lo vedo qua. Tu lo vedi? Nella sì, part builder X. Dove sei là? Nella Tinker. Tu l'hai fatto di bone? No, io l'ho fatto di... Ok, infatti bone non me lo lascia fare di bone. Vabbè. Però ho la bone shovel che è sempre 101. Io faccio questo. Comunque, qui nella nostra crafting station mettiamo 4 i broken iron ore. Mettiamo un po' di più. Secondo tutti quelli che abbiamo. Broken aluminium, iron ore gravel. Gravel. Viene l'iron ore gravel. Noi adesso andiamo a moltiplicarla. Ma non vi vedo più. Finito. Siete in casa. Quindi faccio il gravel di ora e ne faccio altra. Lui la moltiplica. E poi adesso andiamo fuori. Andiamo fuori. E la andiamo a piazzare. E la distruggiamo con la pala, vero? Col piccone, col martello, scusa, tieni. Tu rompi. Il martello ce l'ho. Ci darà il Crushed Iron Ore. Esatto. Quindi moltiplichiamo i pani e i pesci. Sì, tra l'altro se abbiamo l'enchant fortuna sul... ce ne dà di più. Ce ne dà di più. Ah, wow. Facciamola subito. Senza enchanting table. Potremmo farlo.
Perché il diamante ce l'abbiamo, cioè ce l'avevamo una volta. La carta? Sì. Anche? No? La carta? Sì. La avevamo le sugar cane seed, ce l'avevamo. Sì, abbiamo le sugar cane seed, ce l'abbiamo anche quelle. Comunque adesso, col crashed, torniamo qui alla nostra crafting. Yes. Arrivo. Yes, e facciamo lo stesso craft di prima. Che è questo qua. Esatto. E questo qua dovremmo cuocere, giusto? Iron ore sand. No, possiamo rifare la stessa cosa che abbiamo fatto prima. No, che bello. Okay. È una cosa che non so e va bene. Ok. Aspetta, tutto ma... Ah, ce n'ho ancora io. Vai. Intanto inizio a piazzare questo. Vai, duplicizza. Duplichiamoci. Non so come si dice. Va bene. E con questa cosa bisogna usare? Sempre il martello. E il martello, porca. Il martello. Marcondirondirondello. Fortuna che c'è Suri, perché è un cantautore di prima nato. Grande Suri. E si dà questa polvere qua, vero? Esatto. Che non è da tirare su col naso. Esatto. Quella la mettiamo a 4 e andiamo a smeltare nella nostra facendo? Ah, ok. Mondaria. Aia. Non ho messo la torcia sotto, solo che c'era lo slab e continuava a sdroppare. Meno male che non siamo in Alcor. Beh, come lo metto così, perché Lore stava tipo morendo. Cose pericolose. Stava facendo dello stuntman. Impavido. Sì. Io vado a farmi un altro martello. Faceva i tutorial su come cadere da come morire. Piani. Perché se tipo fai il pillar di sabbia, sì, no, sì, eccola qua. E poi rompi quello, in quello sotto. Abbiamo qua, così, sì, guarda. Ho visto. Si sdroppa. Si può fare di nuovo l'iron ore dust. Sì, facciamo la dust adesso. Okay. Questo non è già dust. Ah, powered. Powdered. Iron ore. E poi powdered. Adesso si fa la dust si fa con 4 attorno. Fatta. Giusto? Iron ore dust. Okay. Allora stavo facendo per bene qua. Ok. Perfetto. E questa la andiamo a buttare nella nostra smeltery. È giusto. Ok. Boom. Ce ne stanno 9 alla volta, dovremmo fare il secondo piano di camera. 64 e 5. Non ci sono più al momento. Possiamo fare una cesta qua vicino così, aspetta che la vado a fare subito. Subito la cesta. E poi con i nostri bei cast andiamo a stampare la nostra. Viene sempre fuori il sangue, vero? Sì, viene quando c'è il liquido viene fuori il sangue. E sei caduto appena adesso. Ma non c'è il liquido. Ma come mai viene il sangue? Non ho capito. Perché ti fai male se vai nel ferro fuso. Ah, scusa. No, di solito io ci vado nella vita reale. Non mi a far la doccia ci vai nel ferro fuso. La doccia con tipo l'oro fuso, tipo. Il diamante fuso che non esiste. Sì, allora, qua sta cuocendo l'iron ore dust. Allora, scusa, ho sbagliato, ho messo via il quasi finito. Okay. Hai tolto la testa di piccone. Lo so, l'ho messo adesso, ok. Intanto vado a prendere l'altra lava, così non la finiamo. Ma che vantaggio ha questo piccone fatto così di ferro o il piccone di ferro normale? Che questo qui, uno, si può riparare col ferro. Ok. E due, questo livella. No, cioè, ragazzi, un sacco di ho trovato il cappello più bello del mondo. Vai, andiamo. Vediamo. Beh, adesso devo metterlo. Devo trovarlo. Oh, è pronto il primo iron. Però lì si poteva mettere su anche la mossy stone, vero? Che ripara, esatto, robe simili. Ripara da solo, okay. Con la luce del sole. Si può fare il diamante. Un folletto. Ce l'ho sei? Folletto dei pinguini. Venite a vedere che sei sotto l'iron. Andiamo all'iron. E vai! Ora. Semplicemente tasto destro sul nostro sangue. Pauset. Cos'è? E abbiamo il nostro. Ah, sembrava sangue. Vai, sembrava anche a me sangue. Pensavo. Ma è marmellata. Viene fuori quello. Molten Iron, 16 ingot. Anche tu. Ok. Vai, vado. Ancora. Ecco. Ora. La marmellata il ferro della nonna. Il ferro fuso diventa marmellata. Diventa marmellata della nonna. Esatto. Andiamo al nostro tool station. Mettiamo il piccone sulla destra, cioè, e la testa sulla sinistra e andrà a sostituirla. Non avevo più forza. Ah, reinforced 1 level iron. Esatto. Ma che bisogna fare io, così e così, se ho capito bene, perfetto. E possiamo farlo con tutto che me lo potete fare anche a me che io non c'ho però la testa del piccone. Qua sì che ce l'hai.
Ah, ok, adesso sì. Iron pickaxe. Può fare anche col binding. No. Ah, e cosa potenzia? E anche col tool rod diventa sempre più potente. Possiamo fare anche del diamante? No. Sì, se aggiunge il diamante aumenta di durevolezza e aumenta di durezza, quindi puoi spaccare anche l'ossidiana. Ops, ho preso sangue. Cosa sangue? No, è marmellata. Un'altra marmellata. Ok, io ho tutto il... Io me lo sto facendo adesso, me l'ho fatto tutto di ferro. Anch'io ce l'ho tutto di ferro. Ok, e... ok, guarda che bello tutto bianco. E se lo facciamo anche con la... Fai vedere? Guarda. Io non ce l'ho però lo stick. Metti qua dentro lo stick e fai lo stick. Questo qua ce l'hai già? No. Cos'è questo? Devo cuocere. Aspetta. No, nel senso prendi lo stick, lo stampino stick. Questo qua. Puoi mettere lo stampino stick. Che è qua dentro. E qui nella cesta. Uno zombie bimbo minchia, guardalo. Uno zombie bimbo minchia. Gli ho fatto anche l'ascia di Iron. Dove fare la spada? Si può, vero? Dov'è sì. Il coso? Faremo anche quella. Vediamo. Come vedete, spaccando la legna mi disegna skill XP 2. Lo arriverò a 231. Okay. Non viene giù. L'ascia salirà di livello. Non viene giù. E acquisirà un modifier qualsiasi. Che potrebbe essere un diamante, no, perché... come potrebbe essere redstone. Sì. Eccetera, allora, eccetera. E questo mi darà velocità, durevolezza, fortuna. Lo vedremo quando skillerà, però. Hai preso te la testa di ascia? Io no, non credo. Ma c'era qua dentro la testa di ascia? Shower, kicks. Aspetta, com'è che fa sì, quello la, lì la con... testa d'ascia? Io non la vedo con l'aero. Con l'aero. Perché c'è la striker? No, io non ho la testa d'ascia. Il cast, Ah, sì, il cast sì, ce l'ho. Tieni, guarda. Ok, adesso mi faccio anch'io l'ascia così. Ma fa fare lo stick di ferro, livello. Ce l'ho in mano, però non so dove... Lo metti lì dentro, sempre lo la solita. Come hai fatto prima. Così? Ah, devi riparare il piccone prima. Come riparare il piccone? Sì, perché l'hai danneggiato. Con un pezzo di iron lo ripari. Semplicemente con un pezzo di iron. Ma io devo rifare tutti... O posso fare già direttamente gli stick di ferro? Puoi fare direttamente lo stick di ferro. Okay, siamo a corto di iron, siamo a corto. Ne abbiamo soltanto 5 adesso. Ok. Qui nella fornace ce ne sono 36 lingotti. Ah, vabbè, dai. Vado a prendere un lingotto, così facciamo vedere anche come faremo i lingotti, che faremo off camera ovviamente, perché è un'operazione lunga e noiosa. Prendi lo stick. Arrivo e mi manca la croce. Tanto di bello. Vado a prendere del gold, perché ci serve il gold per fare i nostri stampini. Devo andare a mettere via sta roba. E lo metto subito a fondere. Ok, ecco. Togliamo l'iron e mettiamo il gold. Quindi, ok, qua giusto. E spero che non si mischi. Piccone. Vero? Speriamo. Spero che non si mischia. Spero che no. Spero che in no. In teoria no. Cos'è la palascia? La palascia? Cos'è il mattock? Sì, mattock. Faccio quella io. Fa sia la pala che l'ascia. Bene, e subito. La zappa. Okay. La palascia. E fa anche danno, se non mi sbaglio. Tutto fa. Comunque, un altro modo per livellare velocemente. Sono spawnate le pecore! Sì! No. Pecora! Mi faccio la spadascia. Un altro modo per far livellare velocemente la nostra ascia è utilizzarla per ammazzare i mob. Eccola qua! Per livellare l'area. Sì, livella molto più velocemente. Uccidendo. Sì, infatti sono già a 106. Io aspetto che adesso arrivi qualcuno. No! Adesso sono a 124. Sono a 4. Anch'io voglio un iron hatchet. Guarda che cos'ho. Allora, aspetta, one moment. E cosa fai con l'esperienza? Oh mio Dio, guarda quanto rompi in fretta. Sto per rompere la farm quasi. Ah no, io ho preso un iron shovel, cavolo. Eccola qua, 18 su 450. Questa. Oh, ok, si è sciolto l'oro. Andiamo a fare il shower. Fermo. Okay. Facciamo il nostro cast del lingotto. Ho trovato un cappello. Non funziona. Un cappello. Non riconosce il lingotto, vado a prendere un altro. Guarda. Aspetta. Che cappello ho sbloccato. Striker, girati.
Ma... c'ho qualcosa in faccia, aiuto! Cos'è? Boh, un coppello che... funziona. Hai preso l'elettrica. Abbiamo fatto lo stampino dell'oro e possiamo fare così. Facciamo i nostri lingotti. E vai. Lingotti. Il lingottone. Ottimo. Quanto ferro abbiamo? Ancora 32 in ingot. Ok. Quindi possiamo spuntare la quest. Sì, fatto ciò direi che possiamo spuntare le quest. E fare lo scartaggio delle loot bag. Che sono Make a Tinker Construct Flint. E okay. Upgrade an existing Tinker Tool. Upgrade, ok. Fatto. E Strike left the game. Ecco, tra un po' crash. Basta. Direi di passare gli spacchettamenti. Your channel timed out. Ecco. Ok. Passiamo dopo agli spacchettamenti. Aspettiamo Striker. A dopo. Ok. Qua dentro. Okay, quindi prima che Striker crashasse dicevamo che volevamo spacchettare, quindi sì. Tutto di colpo. Dai, tutto di colpo. Tutto. Vai. Via, via e via. Ma io l'ho fatto sopra. Ah, ok, va bene. Io ho fatto di sotto. Io ho preso gli occhiali. Una name tag, una dark steel. Ho trovato gli occhiali. No, no. Non ce li hai sugli occhi, però. No, ce li hai sul naso. La Butania. La Butania, ho trovato anche il 176esima edizione. Ho preso il cuoricino. Cos'è? Vabbè, roba era un diamante sacchetta. Gli occhiali. Emerald. E basta. Smeraldo, io ho trovato gli occhiali stilosi. Cioè, non è tutta la cosa più bella di tutti. Cioè, è la prima volta che in uno spacchettamento non viene il Taumonomicon. È vero. Oppure il Taumonomicon. Taumonomicon. Le cose più pronunciabili dell'universo. Comunque direi che anche per questo video è tutto. Esatto. Noi off-camera adesso andremo avanti a smeltare i nostri minerali come vi abbiamo fatto vedere. Faremo anche una spadina sempre allo stesso modo. E se riusciamo andremo avanti un po' a farmare materiali e a skillare i nostri tool. Così nel prossimo episodio vi facciamo vedere come sono venuti. Esatto. Giusto. Quindi ci rivediamo in un prossimo episodio della Sky Factory. Continuate a seguire la serie. Lasciate tanti commenti, mi piace. Mi raccomando, consigli everywhere. Esatto. Consigli sulle everywhere. Mod. A parte Lore che a lui non gli servono. No, a lui no. No, beh, servono anche a me. Da tutto lui. Soprattutto per le mod magiche. Ah, ecco. Di cui io non so nulla. Vabbè. Comunque ragazzi, se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi a tutti e tre i canali, aspetta. Anzi a tutti devo i canali della community. Uno. Devo spaccarne uno. Vediamo questo bag, non dicevo, ho più fame. A tutti i canali della community. Che trovate in descrizione. Quindi niente. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. To be continued. Ho trovato due smeraldi in quel pacchettino lì, Preso. Esci prima che ci inchicchi lui.